si voltava Purito Rodriguez per verificare la situazione, per capire quanti erano rimasti, e parte adesso Purito, parte adesso Rodriguez proprio nel tratto più duro. Lo scatto di Rodriguez, non riesce a rispondere Pozzovivo, neanche Basso prova ad andare a chiudere Maica, ma ha guadagnato già 10-15 metri di vantaggio Purito Rodriguez, in pratica nello stesso punto dove era scattato anche l'anno scorso. Ancora un tornante, sì, anche l'anno scorso se ne andò qui e non fu più raggiunto. Sotto un nubifragio riuscì a conquistare il Giro di Lombardia e anche questa volta all'attacco. Lo avevamo lasciato con le lacrime agli occhi sul podio del Mondiale di Firenze domenica scorsa, lo abbiamo ritrovato in quel primo piano, in questo primo piano, con la faccia carica di rabbia, con un ghigno che dimostra tutta la sua rabbia, perché ha una voglia tremenda di andare a riscattare la sconfitta, perché l'ha presa come una sconfitta quella del Mondiale di 7 giorni fa, con una vittoria sarebbe la bis qua alla Lombardia. Joachim Rodriguez, secondo la Liegi-Vastoliegi, terza altura, quarto il Giro di Spagna, secondo al campionato del mondo. Se oggi riuscisse a vincere si porterebbe anche al comando della classifica World Tour. 587 i punti che ha nella classifica della World Tour Chris Froome, 507 quelli che invece ha Purito Rodriguez. Al vincitore di una classica monumento come questa, di una prova della World Tour, vanno 100 punti. 6 secondi il vantaggio di Rodriguez. Qui adesso diventa più facile la salita, siamo a poche centinaia di metri dallo scollinamento. Anche secondo i bookmakers stamani era lui il favorito numero uno, il favorito principale del Giro di Lombardia. Adesso alle spalle di Rodriguez Valverde con Daniel Martin, chiede adesso collaborazione come ha fatto per una vita in pratica in bicicletta Alejandro Valverde, chiede collaborazione a Daniel Martin e a Maika. Questi sono i tre che per quanto possibile hanno cercato di resistere a Purito Rodriguez, che però ha fatto una differenza ancora più evidente, credo di poter dire, rispetto all'anno scorso. Davide. Difficile riprenderlo perché adesso ha 15 secondi di vantaggio e chi se lo ricorda domenica scorsa in discesa riuscì a staccare Nibali. Giusto, giusto. Purito Rodriguez non è famoso per i suoi scatti, per i suoi attacchi su rampe come quella che abbiamo appena percorso, però insomma al Mondiale ci ha dimostrato una volta di più di cavarsele come anche in discesa. Era caduto, era bloccato dalla paura Vincenzo Nibali, tutto quello che vogliamo, però insomma lo ha staccato Rodriguez in discesa Nibali. A 23 secondi Basso e Pozzovivo. 15 secondi il ritardo di Daniel Martin, Alejandro Valverde e Michal Maika. A 23 secondi Basso e Pozzovivo. Questa è la situazione quando mancano poco più di 8 km alla conclusione ed è cominciata adesso la discesa verso Galbiate, Pescata e poi l'arrivo di Lecco. Questi sono altri corridori che stanno inseguendo con 30-35 secondi Darwin Atapuma, numero 71. E poi abbiamo visto anche per la Euskaltel, si trattava di Landa. E rivediamo lo scatto. Eccolo qua il momento, forse decisivo della Lombardia 2013, lo scatto di Joachim Rodriguez. Mancavano in quel momento 10 chilometri alla conclusione. E dietro adesso ad inseguire Alejandro Valverde con Martin e Maika. Sempre 15 secondi il loro ritardo. E di nuovo a 7 giorni di distanza si ripropone questo duello a distanza tra Joachim Rodriguez e Alejandro Valverde. A Firenze una settimana fa avevano la stessa maglia. E hanno perso. Soprattutto Valverde ha fatto perdere Joachim Rodriguez, così oggi abbiamo commentato un po' tutti. Oggi sono hanno avversari, maglie diverse, sono avversari in tutti i sensi. Joachim Rodriguez. 7 chilometri alla conclusione. Adesso però Valverde, come cambiano le situazioni in 7 giorni? Perché non mi sembra che ora Valverde stia aspettando la collaborazione degli altri. No. Si è messo lui a fare il ritmo in discesa. Probabilmente si è stancato dei piazzamenti. Finale ancora incertissimo perché potrebbe ancora essere raggiunto Joachim Rodriguez. Andremo a controllare in questi ultimi 6 chilometri. 8 secondi. Abbiamo visto perdere contatto, logicamente eccolo qua inquadrato Thomas Voeckler. Noi torniamo da Andrea De Luca, in corsa a te.
attenzione l'accelerata di Rodriguez. Dietro abbiamo superato la coppia BNC con Philippe Gilbert, molto staccato, e adesso ci troviamo in coda a un gruppetto che comprende Thibaut Pinot e Pellizzotti, l'ex campione italiano, ed Enrico Gasparotto. Ma non vediamo davanti a noi la testa della corsa, a voi la linea. Grazie Andrea, e sale il vantaggio di Joachim Rodriguez, 11 secondi adesso per lo spagnolo della Katiuscia, 11 secondi di vantaggio su Valverde, su Martin e su Maika. Domenica fino all'ultimo chilometro sperava di vincere il campionato del mondo, fu raggiunto da Rui Costa. Siamo a meno di 6 chilometri dall'arrivo, ancora in un tratto in discesa. A circa 30 secondi, in base alle informazioni che arrivano da Radio Corsa, troviamo invece Basso, che dunque in questa prima parte della discesa ha perso circa 10 secondi, qualcosina meno. Non è facile andare a riprendere Joachim Rodriguez, è molto difficile, anche perché per fortuna di Joachim di chilometri in pianura ce ne sono pochi. Valverde adesso sta cercando di recuperare, è lui che ha... Ha guadagnato una trentina di metri su Daniel Martin e su Rafał Majka, che sono gli altri due che per quanto possibile hanno cercato di resistere allo scatto, che è stato davvero strepitoso, di Rodriguez. Anche perché in quel punto tutti si aspettavano che scattasse, non è che li ha presi di sorpresa come poteva aver fatto 2 anni fa Oliver Zaug. Tutti si aspettavano lì lo scatto di Rodriguez, eppure nessuno è stato capace di rimanere incollato alla sua ruota. Tanto abbiamo visto Philippe Gilbert staccato, e questo è Valverde. Sta dando il tutto per tutto adesso Alejandro Valverde per cercare di andare a riprendere da solo Purito Rodriguez. 4 chilometri all'arrivo. Qualcosa ha guadagnato Valverde rispetto a Daniel Martin e a Rafał Majka nel gruppo di Ivan Basso, che ha 30 secondi di ritardo. Ci sono Dani Moreno, che è compagno di squadra di Rodriguez, Pozzovivo, Gasparotto, Gesink, c'è cioè Pinot, c'è cioè Quintana, c'è cioè Serri. Non mi sembra che abbia la forza di andare a riprendere Joachim Rodriguez, Alejandro Valverde. Qui adesso siamo intanto nelle retrovie, sempre con Van Avermaet. E questo è il fuggitivo. Joachim Rodriguez, che è quasi in fondo alla discesa, sta per arrivare a Lecco. Siamo dunque al vertice orientale del triangolo lariano, tra i monti della Grigna e del Resegone. È finita la discesa per Joachim Rodriguez, meno di 3 chilometri alla conclusione. Adesso non c'è più discesa, pianura per 2 chilometri e 700 metri. Poi il passaggio sulla ponte Kennedy attraversando l'Adda ed entrando nel centro di Lecco. L'arrivo anche quest'anno piazzato, allestito sul lungolario Isonzo. È lui che l'anno scorso riuscì a vincere il Giro di Lombardia. Arrivato secondo al Mondiale, terzo al Tour, secondo al Giro d'Italia l'anno scorso. Uomo delle grandi vittorie, pensiamo appunto alla Lombardia dell'anno scorso, ma anche dei grandi piazzamenti, di quelli che ti lasciano il rammarico per tutta la vita, Joachim Rodriguez, e pensiamo al secondo posto al Mondiale di 7 giorni fa con l'arrivo davanti alla Mandela Forum di Firenze per Joachim Rodriguez, che adesso però ha la possibilità di andare a centrare il bis in una delle classiche più amate, anche perché Davide arriva alla fine della stagione. Le difficoltà della Lombardia, le difficoltà di tutta una stagione che sono nelle gambe dei corridori quando arrivano alla classica delle foglie morte. Questo è il tratto più difficile per Joachim Rodriguez, 13 secondi il vantaggio,
qualcosa ha perso rispetto all'ultimo rilevamento cronometrico, ma sono comunque tanti, 13 secondi di vantaggio questi ha nei confronti di Alejandro Valverde, e poi appena più indietro la coppia formata da Maika e da Daniel Martin, ormai tagliati fuori tutti gli altri, anche perché il gruppo di Ivan Basso è segnalato a 47 secondi. Se la giocano questi quattro. Chiede adesso anche informazioni Joachim Rodriguez, poco più di un chilometro alla fine. Guardate, si vede proprio qui che non è assolutamente un passista, addirittura con le mani sulle manopole dei freni, ha una posizione di relax, invece dovrebbe stare più aerodinamico possibile, ma non ci riesce. Ma ormai avete visto sullo sfondo, sulla destra c'era il ponte Kennedy, quello che adesso dovrà attraversare Joachim Rodriguez per andare verso gli ultimi 500 metri. Dovrebbe farcela Joachim Rodriguez. Un vantaggio abbastanza rassicurante, quello dello spagnolo su un altro spagnolo, Alejandro Valverde, che adesso a sua volta deve guardarsi le spalle perché stanno cercando di rinvenire su di lui Daniel Martin e Rafał Majka. Ormai è in vista o quasi del traguardo Joachim Rodriguez, per lui mancano meno di 500 metri, già in azione con le telecamere fisse, si volta Joachim Rodriguez, non c'è il diluvio dell'anno scorso, ma per certi versi sembra di rivivere il finale dell'anno scorso, una classica monumento per mandare giù, forse in maniera più facile, il boccone amaro del mondiale. Joachim Rodriguez, l'ultima doppietta alla Lombardia era stata con Gilbert nel 2009 e nel 2010, ancora un arrivo, braccia alzate per Joachim Rodriguez, adesso davanti a lui non c'è nessuno come era stato domenica alla mondiale, la vittoria di Rodriguez, la vittoria che aveva voluto, che aveva desiderato per una settimana intera per cercare appunto di recuperare dopo la grande delusione del mondiale. Arriva al secondo posto Alejandro Valverde, ancora una volta lo sconfitto vero, credo di poter dire, è lui, e poi in terza posizione Maika, e c'è stata una scivolata per Daniel Martin, eccolo qua Daniel Martin che proprio all'ultima curva ha avuto o una scivolata o un problema meccanico, fatto sta che non ha potuto disputare lo sprint per salire sul podio, anzi adesso rischia anche di perdere il quarto posto, che invece no, riesce a mantenere, poi Gasparotto che cerca di saltarlo proprio sulla linea del traguardo. Ancora una volta Davide, un podio tutto straniero, la vittoria di Joachim Rodriguez. Andiamo subito da Pier Giorgio Severini, a te. Sì, Joachim, siamo in diretta. Questa vittoria, questo secondo anno consecutivo, cancella il mondiale. Sì, no, veramente vincere così è una soddisfazione immensa, finire così l'anno sapete che non è facile, soprattutto quando tutti sapevano che volevo partire, e dopo perché c'era una doppietta oggi, perché anche ci mettiamo primi al Pro Tour. Te ne sei andato più o meno nello stesso punto dell'anno scorso? Lo stesso, quando l'ho visto ho partito. Hai un messaggio per Valverde? Moreno. E questo era Joachim Rodriguez con l'abbraccio con uno dei suoi uomini di fiducia, anzi possiamo dire l'uomo di fiducia per eccellenza, vale a dire Dani Moreno, mentre subito dopo aver tagliato la linea del traguardo c'è stata una scivolata per cercare di evitare i fotografi da parte di Domenico Pozzovivo, che era nel gruppetto volata vinta da Dani Moreno, anche se era per il sesto posto. Ed eccolo l'arrivo di Joachim Rodriguez. Rodriguez, Valverde, Maika. Questo il podio della edizione numero 107 del Giro di Lombardia. Purtroppo dobbiamo ancora rimandare l'appuntamento con il ritorno al successo per gli italiani. Non siamo neanche sul podio neppure quest'anno. Il migliore degli azzurri, degli italiani, meglio, è stato Gasparotto in quinta posizione alle spalle di Daniel Martin. Poi sesto Dani Moreno, settimo Peter Serri, ottavo Franco Pellizzotti, nono Ivan Santaromita, decimo Robert Gesing, undicesimo Ivan Basso. Severini, di nuovo a te con Pozzovivo.